giusto in apertura di assemblea, come dire, concretezza, meno parole, un po' più fatti, nel senso che le parole poi presuppongono fatti concreti, perché altrimenti noi rischiamo di perderci dentro un mare di parole e a volte ci disorientiamo, poi figuriamoci, come dire, chi non è tutti i giorni sul pezzo. Abbiamo detto la volta scorsa che abbiamo parlato del centro storico, sono stati due interventi adesso che hanno parlato in qualche modo del centro storico, quello dell'ingegnere Maria Grazia Descanio e poi le domande fatte poc'anzi, dove io dividerei anche per la parte più tecnica di pianificazione strategica, proverei anche a far intervenire poi l'architetto Iacovoni, che comunque collabora con il Comune proprio su questa visione strategica del centro storico. Io credo che l'architetto Descanio abbia posto, insomma, alcune questioni. Quando si chiede al Comune ritardo a fare, come dire, i piani di ricostruzione, io, se permettete, vi ricostruisco cronologicamente la vicenda. Tanto per dire a chiodi, io avrei fatto. Allora, lui ha fatto il decreto 3 a marzo 2010. Quindi, siccome lui dice che avrebbe fatto i piani di ricostruzione fin dal giorno dopo del sisma, poteva fare il decreto il giorno dopo del sisma. Si è messo un anno a fare un decreto, probabilmente non lo può accollare a noi. Il decreto 3 comunque fissa delle procedure. Per intervenire poi sui centri storici e sulle lei c'è voluto un'ordinanza, la 3881. La 3881 esce a luglio 2010. La 3881 è un'ordinanza attuativa della 3790, quella dell'EI. Cosa dice la 3881? Per avere i prezzi di riferimento per ricostruire bisogna che la giunta regionale deliberi